Benvenuti a questo webinar. Io sono Michela Di Bitonto di Formez PA e oggi mi occuperò di moderare questo seminario online. Oggi parleremo di consultazione pubblica e questo è il primo webinar di un ciclo di tre webinar in cui andremo ad approfondire il tema della progettazione, svolgimento e rendere conto dei feedback di una consultazione pubblica, quindi tutto il processo che sta dietro alla realizzazione di una consultazione pubblica. Oggi abbiamo con noi Carolina Raiola, che è esperta di consultazione pubblica, nonché consulente al Dipartimento della Funzione Pubblica. Il presente webinar e anche quelli di i tre webinar di questo ciclo sono organizzati nell'ambito di un progetto Azioni di Sistema per promuovere la conoscenza sulle tematiche istituzionali e la partecipazione dei cittadini attraverso la consultazione anche con strumenti telematici, ma si inserisce anche in un progetto più ampio, un'iniziativa congiunta tra il Dipartimento delle Riforme Istituzionali e il Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Formez PA. L'obiettivo di questa iniziativa quindi è quello di rafforzare le politiche pubbliche sulla consultazione nelle pubbliche amministrazioni e anche quindi diffondere la cultura dell'amministrazione aperta. E qua vi presento appunto i tre webinar che si svolgeranno tutti i giovedì dalle 12 alle 13. Oggi apriamo incentrando la tematica, insomma, della progettazione di una consultazione pubblica, in cui ovviamente la consultazione pubblica è uno strumento di partecipazione che consente alle amministrazioni di creare un rapporto bilaterale tra amministrazione e cittadinanza, società civile o anche organizzazioni anche private e che quindi consente di arrivare a delle decisioni partecipate nelle scelte delle politiche pubbliche, quindi è uno strumento molto importante proprio per arrivare a delle scelte aperte ed inclusive. Quindi proprio l'obiettivo di questo webinar è quello di presentare i principi generali delle consultazioni pubbliche e le varie fasi in cui si articola un processo di consultazione pubblica aperto ed inclusivo. Quindi in questo primo webinar ci concentreremo sulla progettazione. Il prossimo giovedì ci concentreremo sul design di una consultazione e sullo svolgimento e concluderemo il 7 novembre con Andrea Flori del Dipartimento per le Riforme Istituzionali che ci parlerà appunto anche della fase finale, ovvero quella di rendere conto dei risultati e dare dei feedback alla cittadinanza sulle scelte che sono state fatte e raccolte. Allora, quindi oggi parleremo di progettazione di una consultazione pubblica, andando a scandagliare con la nostra esperta l'analisi del contesto, degli obiettivi, degli strumenti che si possono attivare, dei destinatari da coinvolgere. E quindi poi, insomma, entreremo nel vivo con la nostra esperta. Vi ricordo che potete porre le domande in chat ai relatori, noi le selezioneremo e poi lo porremo all'esperta alla fine del webinar o durante il webinar, vediamo. E che la registrazione dell'evento e i materiali saranno pubblicati su Eventi PA, quindi sia le slide che la registrazione verranno pubblicate in questa pagina dove vi siete iscritti all'evento. Quindi a breve troverete le slide e anche magari nel tardo pomeriggio la registrazione. A questo link trovate anche i prossimi webinar e quindi potete anche iscrivervi ai successivi webinar di questo ciclo di tre. E, a questo punto direi che possiamo dare la parola alla nostra esperta Carolina Raiola, a cui chiedo di attivare il suo webcam e il suo microfono in modo da entrare nel vivo del webinar di oggi. Quindi, Carolina, in alto ti ricordo che puoi attivare la tua webcam. Io rimango connessa fin quando non ti vedo comparire. Il pulsante in alto con l'icona della webcam. Ok, perfetto. Vedo che si sta attivando. Bene.
Adesso do a te la parola, prova, vediamo se ti sento. Appena ti sento, disattivo la mia webcam e il mio microfono. Grazie e buon webinar a tutti. Grazie a tutti, buongiorno. Come spiegava la dottoressa Di Bitonto, io sono Carolina Raiola e oggi parleremo di consultazione pubblica. In particolare ci occuperemo di come è possibile progettare una consultazione pubblica. Oggi faremo una breve introduzione su cos'è una consultazione e su come analizzare il contesto. Per cominciare a progettare una consultazione, mentre invece nella prossima occasione ci concentreremo sulla scelta degli strumenti, delle metodologie e sull'individuazione dei destinatari. Qui con me c'è il dottor Flori che al terzo appuntamento si occuperà della trasparenza e dei principi. Quindi, vi ringrazio tutti di essere qui. Cominciamo subito su cos'è una consultazione. Cominciamo con un esempio. Un esempio che ho chiamato il signor Augusto e la vacanza maledetta, perché leggete un po' il signor Augusto che cosa dice nel suo contributo alla consultazione. Lui racconta una storia di complicazione e ci dice che nessuno conosce la data di scadenza dei documenti, della revisione dell'auto, del passaporto, spesso lo si scopre a proprie spese quando per esempio si viene fermati dalla polizia. E perché la vacanza maledetta? Perché lui racconta la propria esperienza e dice: ho scoperto quest'anno che la mia patente era scaduta al momento di noleggiare un'auto in Francia. Quindi evidentemente la sua vacanza è stata in qualche modo resa più difficoltosa da questo episodio. Perché vi leggo questo contributo? Arrivato al Dipartimento della Funzione Pubblica nel 2009, perché questo era un contributo che il signor Augusto, pensionato della Sardegna, aveva inviato a una consultazione pubblica che allora si occupava di raccogliere osservazioni e proposte sulla semplificazione. Vedete, c'era un sito e un form online, cioè un questionario in cui attraverso cui le persone potevano inviare le proprie storie di burocrazia al Dipartimento della Funzione Pubblica che poi le leggeva e rielaborava. Ora, che cosa è successo all'osservazione del signor Augusto? È successo una cosa che voi avete tutti, spero, nei portafogli, e cioè che i documenti di identità e di oggi scadono il giorno del compleanno. Guardate lui che cosa proponeva nella sua osservazione. Lui proponeva di far coincidere la data di scadenza dei documenti con la data del proprio compleanno. Ci diceva è una riforma a costo zero, ma utile ai cittadini. Ed è stata inclusa nel processo decisionale nel 2012, appunto con questo decreto legge. Sono passati 3 anni, però l'osservazione di Augusto è sostanzialmente diventata legge. E questo è quello che si definisce un processo di consultazione, e cioè un insieme di tecniche. Ora vediamo qui vi do una definizione. Attraverso cui l'amministrazione instaura con i soggetti potenzialmente interessati un flusso bidirezionale di informazioni in occasione dell'elaborazione di un determinato atto oppure di una politica, mantenendo comunque in capo a se stessa la responsabilità decisionale. Questa è una definizione che mette insieme tutte le caratteristiche della consultazione. Innanzitutto che è un insieme di tecniche e per questo è importante poter avere gli strumenti per scegliere quale tecnica utilizzare. Poi c'è un secondo punto interessante, e cioè che l'amministrazione instaura un dialogo. Vuol dire che la consultazione è una modalità di partecipazione che
viene avviata dall'alto verso il basso, è l'amministrazione che decide di aprire uno spazio di partecipazione su un determinato tema e quindi di chiudere in qualche modo e dare delle regole alla partecipazione. Sono quindi esclusi dal concetto di consultazione tutte quelle forme di partecipazione dal basso verso l'alto, per esempio le petizioni oppure quelle forme di cittadinanza attiva che sono di partecipazione, ma che provengono dall'iniziativa spontanea dei cittadini. In questo caso è l'amministrazione che dà il via. Tutti i soggetti potenzialmente interessati, cioè qui si rientra il concetto di inclusione, tutti devono poter partecipare a un'iniziativa di consultazione quando la consultazione è appunto pubblica. Un flusso bidirezionale, per flusso bidirezionale si intende che l'amministrazione apre un dialogo con i partecipanti rispondono e l'amministrazione a propria volta dà feedback sugli esiti della consultazione. E di questo parleremo al terzo appuntamento. Un altro punto interessante di questa definizione è l'elaborazione di un atto o di una policy. Che significa che una consultazione può aiutare l'amministrazione in molte fasi del ciclo decisionale. I due punti, diciamo, dirimenti sono questi: cioè che l'amministrazione ha o meno un atto di regolazione, uno schema di provvedimento già pronto, oppure invece. Nell'altro caso non ha un atto, ma una politica su cui indagare. E poi l'ultimo punto importantissimo che distingue la consultazione dalle altre forme di partecipazione è che l'amministrazione mantiene in capo a se stessa la responsabilità decisionale. Vuol dire che per quanto possa essere aperta l'amministrazione ad accogliere tutte le osservazioni, pervenute in sede di consultazione, l'amministrazione stessa non è costretta ad accettare e ad accogliere tutte le osservazioni pervenute, può decidere quali accogliere e quali no. Questo sembra un punto dolente della consultazione, ma invece a volte è la sua forza perché consente all'amministrazione di scremare eventuali osservazioni non pertinenti, per esempio. Andiamo avanti. La forma più tradizionale di consultazione è notice and comment, che proviene dagli Stati Uniti. Addirittura negli Stati Uniti è stata introdotta nel 1946, quindi gli Stati Uniti includono il notice and comment nel procedimento, cioè nella legge sul procedimento amministrativo, come se la consultazione fosse compresa nella nostra 241. In cosa consiste? Qui vedete un secondo esempio di consultazione del MISE, un esempio dell'anno scorso. Guardate, c'è una pagina di sito in cui vengono incluse le istruzioni per partecipare alla consultazione. Vengono messe a disposizione dei potenziali partecipanti dei documenti, ossia in questo caso uno schema di decreto e una nota informativa. E poi si dice ai partecipanti che possono inviare le proprie osservazioni entro un termine prestabilito, che è quello in questo caso dell'11 maggio, a una determinata email. Quindi questo è un esempio di notice and comment via email, che è la forma ancora oggi più diffusa in Italia, perché viene utilizzata molto frequentemente dalle autorità indipendenti, che sono le amministrazioni che consultano con più frequenza. Quindi
capite che cosa significa fare una consultazione di questo tipo e vedete anche il tema della consultazione. Il tema della consultazione in questo caso è la liberazione della banda 700 MHz. Capirete che è un oggetto molto specifico, diverso da quello dell'esempio che vi ho mostrato prima, che invece era una consultazione su un tema molto ampio della semplificazione senza uno schema di provvedimento. In questo caso lo schema di provvedimento è molto tecnico e i destinatari si presume siano anche un numero abbastanza ristretto di persone. Il notice and comment, dunque, la procedura di notice and comment è questa. Per farla breve, si avvia la consultazione, c'è un periodo di consultazione minimo, ossia di tempo dato ai destinatari per inviare le proprie osservazioni, si chiude il periodo di consultazione. In genere questo periodo di consultazione minimo, in Italia è di 30 giorni. Una volta che si chiude il periodo di consultazione, c'è la fase di istruttoria di quanto pervenuto da parte dell'amministrazione che svolge la consultazione, e poi una terza fase di ritorno, cioè di feedback, di pubblicazione del report, di sintesi su quanto pervenuto. Dopodiché si emana il provvedimento. Questa è una procedura standard, però oggi parliamo di progettazione perché non è detto che questa procedura di consultazione vada bene per tutto, in tutti i casi. Questo perché la scelta dei metodi, degli strumenti, dipende tantissimo dal contesto in cui si colloca l'iniziativa. Capirete che fare una consultazione su un tema molto specifico via mail e su uno schema di provvedimento, come ho detto prima, è molto diverso che fare una consultazione, di grande respiro. E per questo è necessario capire, dove si trova l'amministrazione quando vuole avviare una consultazione. Ora, in questa slide vi ho riassunto in cosa consiste la fase di analisi di contesto sottostante a una consultazione. Questo perché? Perché le fasi di disegno, cioè di progettazione di una consultazione, sono due. La prima fase è appunto di analisi del contesto dato, del contesto in cui si trova l'amministrazione. La seconda fase, che vedete in questa slide, è quella di vera e propria progettazione. Ritorniamo alla prima fase. La prima fase consiste nell'analisi dell'oggetto della consultazione, quindi della decisione, nell'analisi dell'oggetto della consultazione, della individuazione della fase del processo decisionale in cui si trova l'amministrazione, consiste nella determinazione degli obiettivi dell'amministrazione e della consultazione, cioè di come la consultazione può aiutare l'amministrazione, e l'analisi, infine, del tempo e delle risorse che l'amministrazione può impiegare per l'esercizio di consultazione. Alla fine di questa prima fase di analisi di contesto, l'amministrazione dovrebbe capire se è opportuno o meno consultare. Ora, ovviamente esistono dei casi in cui consultare è obbligatorio, ne parleremo più avanti, e in quel caso non c'è da decidere se consultare oppure no, si deve farlo. E quindi si sceglie il modo di farlo, si scelgono gli strumenti e metodi per farlo nel modo migliore. Se invece l'amministrazione può decidere o meno di consultare, analizza, il contesto per determinare se è opportuno. La seconda fase,
Poi naturalmente esploriamo ognuno di questi punti. La seconda fase è quella di progettazione vera e propria. Consiste innanzitutto nell'individuazione del target, e cioè chi ho di fronte, chi voglio consultare, è importantissimo perché a seconda del target di riferimento, per target intendo destinatari del provvedimento e della consultazione, oppure destinatari della policy e della consultazione. A seconda del target, cioè dei destinatari, si sceglieranno determinati metodi, strumenti o altri. La terza fase di progettazione consiste nella strutturazione del processo. Questo perché io prima vi ho fatto vedere un esempio di notice and comment, che è un esempio di consultazione a una fase, e cioè l'amministrazione fa una consultazione e riceve le osservazioni, ma non è sempre così. Una consultazione può prevedere più fasi, e anche in fase di progettazione questa è una cosa da decidere. Poi vedete c'è l'organizzazione del lavoro di elaborazione dei dati, che è una fase importantissima della progettazione perché determina come le persone poi lavoreranno sui contributi pervenuti. Il tipo di feedback che l'amministrazione vuole dare sulla consultazione e poi le attività di comunicazione da svolgere. Alla fine di queste due fasi, ossia della fase di analisi di contesto e nella fase di design, l'amministrazione dovrebbe arrivare a stendere il documento di consultazione. Cos'è il documento di consultazione? Lo vediamo nella pagina precedente, e cioè vedete, nell'esempio che avevo fatto sulla liberazione della banda a 700 MHz, questo è il documento di consultazione. Ovviamente il documento di consultazione può essere più o meno esteso. Questo, qui vediamo un documento molto piccolo, diciamo, molto breve, ma ci sono dei contenuti minimi che deve avere. Allora, questa seconda fase che vi ho illustrato, la vedremo la prossima volta. E ora ci concentriamo invece nella fase 1, e cioè analisi del contesto. Fase di design, la prossima volta. Allora, l'analisi del contesto comincia con una domanda: su cosa faccio consultazione? Allora, il primo bivio è: ho un atto oppure un intervento specifico da fare, oppure sono in una fase iniziale di una grande riforma. Vedete gli esempi? Allora, in questo caso avete l'esempio 30 aprile, 30 maggio 2014 di Rivoluzione Act Governo, che è una consultazione fatta in occasione della riforma della pubblica amministrazione. Non so se avete partecipato voi stessi a questa consultazione. Si trattava di una consultazione su 44 punti di riforma dell'amministrazione che spaziavano su vari temi, e che chiedevano, per cui si chiedeva il contributo soprattutto dei dipendenti pubblici. Questa consultazione è stata fatta nelle stesse modalità della consultazione di cui parlavamo prima, cioè di quella sulla liberazione della banda a 700 MHz, e cioè via notice and comment sostanzialmente. È stato pubblicato un documento di consultazione, non uno schema di atto in questo caso, ma a grandi linee i punti di una riforma, ed è stato messo online per un mese. Sono pervenute a questa consultazione 39.000 mail. Quindi, mentre presumo che al mese siano arrivati una decina, un centinaio di contributi, dato il tema molto ristretto, in questo caso
al dipartimento sono arrivate 39.000 mail, che è un numero enorme di contributi. La seconda consultazione che vi ho messo qui è una consultazione molto famosa sulla buona scuola per la riforma della scuola. Anche in questo caso sono arrivate molte osservazioni, ma la consultazione è stata fatta via questionario, cioè le osservazioni venivano inviate più o meno come nella consultazione sulla burocrazia, cioè attraverso un questionario che era online, tutte le osservazioni arrivavano in un back del questionario, cioè in un database. Queste due consultazioni sono accomunate dal fatto che affrontavano dei temi molto grandi di livello nazionale, che quindi avevano una platea di destinatari molto estesa. Il secondo caso di oggetto della consultazione è questa degli interventi specifici. Vedete per esempio questa consultazione chiusa da poco del MEF, che concerne lo schema di decreto relativo a requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei consulenti finanziari autonomi. No, delle società di consulenza, eccetera. Vedete quanto in questo caso la consultazione è specifica. Quindi la prima cosa da fare è capire se si è in un caso oppure in un altro, perché a quel punto i risultati della consultazione possono essere molto diversi. E anche il lavoro che c'è dietro all'elaborazione delle osservazioni è molto diverso. Vedete qui c'è una domanda in fondo a destra nella slide, cioè su quale tema è importante anche perché ci sono delle disposizioni settoriali, per esempio in caso di ambiente, di via oppure di urbanistica, che impongono di svolgere la consultazione in un determinato modo. E quindi bisogna fare attenzione a questo aspetto anche per capire se sulla consultazione da fare ci sono obblighi da rispettare. Ovviamente essere un caso oppure l'altro dipende anche da dove si è nel processo decisionale. Questo è uno schema semplificato dello schema di ciclo di decisionale che trovate nelle linee guida che vi ho segnato qui. Che vuol dire in quale fase si è del processo decisionale? Vedete che o si è in una fase iniziale del processo decisionale, in cui non esiste ancora uno schema di regolamento, oppure di provvedimento, oppure si può essere in una fase più avanzata, ossia avere già uno schema di provvedimento, o ancora, se vedete ancora più in avanti, essere in una fase in cui si vuole verificare l'attuazione di un certo tipo di provvedimento. Si vuole monitorare l'attuazione o ancora in una fase in cui c'è l'esigenza di rilevare delle criticità legate all'attuazione e quindi di determinare come migliorare gli interventi futuri e quindi di rielaborare esigenze. Di rielaborare nuove riforme. A quel punto, a seconda di dove si è nel processo decisionale, potrà determinare se si è davanti a una situazione, se è in una situazione in cui c'è uno schema di provvedimento oppure in cui non c'è. Nel caso in cui c'è uno schema di provvedimento, ci sono delle regole da rispettare, che fanno parte della metodologia di ARPIR, quindi anche determinare la posizione che si ha nel ciclo decisionale può fornire indicazioni su quali sono i vincoli da rispettare. Ora non mi dilungo su questo aspetto, però vi ho messo riferimenti delle norme che si devono seguire se si è un'amministrazione centrale nei casi in cui si svolge l'analisi di impatto oppure la verifica di impatto su un documento, quindi se si vuole svolgere una consultazione in questi
in questi casi. Abbiamo visto dunque i primi due aspetti, e cioè su quale oggetto si fa la consultazione e quali sono i e qual è la fase della decisione. Il terzo aspetto è quali sono gli obiettivi, cioè a cosa sostanzialmente deve rispondere la consultazione, quali sono i bisogni dell'amministrazione per cui che la consultazione può soddisfare. Allora, partiamo dal presupposto che una consultazione ha uno scopo conoscitivo, nel senso che grazie alla consultazione si riduce il gap informativo tra l'amministrazione e i cittadini. Questo vuol dire che la consultazione ha come scopo quello di portare nel processo decisionale dati, informazioni, cioè degli elementi che sono nuovi per l'amministrazione. Questo è lo scopo fondamentale della consultazione. Poi, grazie a questi dati e informazioni, l'amministrazione potrà decidere meglio. Quindi, dato questo scopo generale, questo obiettivo generale della consultazione, l'amministrazione poi può avere l'obiettivo di raccogliere dei dati specifici, quantitativi, oppure delle informazioni qualitative. Per esempio, nel caso di Augusto si chiedeva un'informazione qualitativa, la tua storia di complicazione. In altri casi di consultazione magari si chiedono informazioni specifiche, per esempio sul numero di volte in cui si svolge una determinata azione, per esempio se si vuole valutare un provvedimento. Quindi o dati o informazioni. E questo è un primo tipo di obiettivo. Un secondo tipo di obiettivo è raccogliere criticità o punti di forza, quando per esempio si vuole valutare l'attuazione di un atto, oppure raccogliere nuove idee, se stiamo in una fase soprattutto di rielaborazione di riforme e di prioritarizzazione, insomma, delle scelte di intervento. Oppure un altro obiettivo è scegliere fra diverse opzioni di intervento, cioè io ho più opzioni di intervento, posso decidere di fare A, B o C, per esempio, in questo caso la consultazione mi aiuta, grazie alle informazioni che mi porta, a decidere qual è l'opzione migliore. Oppure, se è un testo, la consultazione mi può aiutare a migliorare il testo stesso, cioè posso chiedere ai partecipanti di esprimere commenti specifici su un particolare testo già scritto. Oppure un altro obiettivo è quello di verificare l'attuazione delle decisioni già prese. Un ultimo obiettivo, che è molto importante, è raggiungere una posizione condivisa. Finora abbiamo visto esempi di consultazioni in cui l'amministrazione chiede contributi ai cittadini, ai destinatari, e poi li elabora chiusa sostanzialmente nelle proprie stanze. I cittadini che partecipano non vedono i contributi degli altri, se non in fase di chiusura, come abbiamo visto con la procedura di notice and comment, cioè in fase di pubblicazione del report di sintesi della consultazione. Esistono però dei casi di consultazione in cui i cittadini possono dialogare tra di loro. Queste modalità di consultazione consentono all'amministrazione di raggiungere un obiettivo, cioè di far generare una decisione condivisa nel corso della consultazione. Quindi le persone dialogano tra di loro durante una consultazione ed esprimono una posizione che emerge dal processo decisionale. Quindi l'amministrazione in questo caso
non analizza i singoli contributi, ma i dialoghi tra i partecipanti. Il quarto aspetto è quello dell'individuazione delle risorse. Per risorse si intende non solo le risorse monetarie a disposizione o che l'amministrazione può trovare, ma anche la forza lavoro, il tempo, le risorse tecnologiche a disposizione e le competenze. Questa è una parte molto importante dell'analisi di contesto, perché non sempre l'amministrazione ha a disposizione, cioè ha la possibilità di impiegare risorse dedicate alla consultazione. Quindi deve un po' fare i conti con quello che già ha. Pensate per esempio di essere una piccola amministrazione e di avere di fronte una mole di osservazioni del tipo che vedevamo prima, cioè tipo 39.000 osservazioni da elaborare in un mese. Se non siete del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha tanti dipendenti, oppure si può avvalere, se non avete degli strumenti di lettura automatica di cui avvalervi, diventa difficile elaborare e leggere le segnalazioni, elaborarle, soprattutto se avete a disposizione un tempo minimo. Tutti questi fattori sono importanti da valutare perché consentono di avere il quadro dei vincoli e delle risorse a disposizione. Per esempio, avete già delle risorse tecnologiche a disposizione oppure dovete procurarvele? Avete delle persone in grado di elaborare dati oppure invece queste persone non sono a disposizione e quindi devono essere in qualche modo reperite. Questi aspetti consentono di determinare quello che l'amministrazione può fare e quello che non può fare. Il tempo, sul tempo mi soffermerei un attimo in più. Perché il tempo è fondamentale. Allora, noi abbiamo visto che in caso di atti la disciplina dell'AIR ci dice che serve almeno un mese di periodo di consultazione, cioè un mese in cui le persone rispondono alla consultazione. Questo perché? Perché le persone devono avere innanzitutto il tempo di pensare a cosa rispondono, anche se vengono a conoscenza in ritardo della consultazione, quindi il tempo minimo è di un mese. Se da quel momento in cui si apre la consultazione al momento in cui il decisore politico vuole una risposta nel senso di una nuova idea, oppure in caso di schema regolatorio di pubblicazione della decisione, cioè l'emanazione della decisione, allora questo, se il tempo è poco, allora bisognerà progettare prima il modo di svolgere una consultazione che sia proficua, che raccolga elementi informativi diciamo, utili e che siano elaborabili in quel tempo a disposizione. Mentre invece, per esempio, nella consultazione di agosto avete visto che il tempo intercorso tra la richiesta di osservazione, la pubblicazione dell'atto, l'emanazione dell'atto, è stato di 3 anni. Ovviamente i report di sintesi sui contenuti sono stati pubblicati molto prima. In quel caso la consultazione è durata 3 anni. I report venivano pubblicati periodicamente ogni 3 mesi o ogni 6 mesi. Ma in quel caso è evidente che c'era molto tempo a disposizione. Esistono altri casi in cui il tempo è molto breve e quindi questo è un elemento da tenere in considerazione. Per la fase di design ci vedremo la prossima volta. Ora,
Non so se ci sono già domande. Oppure ci soffermiamo, per esempio, sugli. Andiamo in profondità su qualcosa di già detto. Allora, se volete vi parlo, per esempio, di quello che è accaduto per la consultazione Notice and Comment di Rivoluzione Act Governo. E andiamo più in profondità su cosa significhi fare un Notice and Comment. Cosa significa fare un Notice and Comment via mail, come quello che vedete qui in questa consultazione del MISE, significa ricevere via mail in una casella postale. Se non avete un sistema che porti in automatico le risposte in un database per l'elaborazione, gestire una casella con le osservazioni diventa abbastanza complicato se avete tanti destinatari potenziali della consultazione. A questo punto, cioè, pensate per esempio che una consultazione di questo tipo via mail consente alle persone, può consentire alle persone di allegare documenti in PDF. Esistono naturalmente dei sistemi per scremare questo tipo di casi, cioè di contingentare il numero di caratteri di ciascuna mail ricevuta, di impedire di allegare PDF. Per questo occorre pensare prima a tutte le eventualità. Per esempio, nella consultazione sulla riforma della pubblica amministrazione, la gestione dei contributi è funzionata in questo modo. Man mano che arrivavano i contributi, abbiamo detto erano quasi 40.000, i contributi venivano incanalati automaticamente in un database. Questo database consentiva di smistare ai vari gruppi di lavoro le osservazioni. In più, uno strumento di analisi testuale è stato impiegato per avere una mappa dei temi affrontati da ciascuna delle osservazioni. Questo perché? Perché i punti su cui si poteva discutere, su cui si potevano mandare le osservazioni, erano 44, quindi anche solo per capire quale fosse l'argomento di ciascuna osservazione pervenuta, anche solo per capire bisognava leggere. E leggere 39.000 mail è difficile, quindi un sistema consentiva di determinare quale fosse il tema di ciascuna osservazione e quindi di avere il tema, il mood di ciascuna osservazione, ossia il sentimento che c'era dietro, ossia ostile oppure d'accordo con quanto previsto dal punto. E questo sistema di lettura automatica consentiva di dare una prima visione di quanto pervenuto alla consultazione, magari di dare delle priorità di lettura, ma poi comunque le osservazioni dovevano essere lette da persone. In questo caso io vedo una domanda sul questionario e risposta multipla che in questo caso è molto pertinente perché una soluzione a questi casi è di creare dei questionari a risposta multipla, soprattutto quando l'intento dell'amministrazione è di approfondire un certo tema, quindi l'amministrazione ha già chiaro il quadro. Vuole andare in profondità su un determinato tema che già conosce e quindi chiede dei dati.
In questo caso le risposte multiple si elaborano molto facilmente, però fare questionari a risposta chiusa ha come controparte quella di non garantire sempre una innovazione nei contributi ricevuti. Mi spiego meglio. Una domanda a risposta chiusa si deve ben modulare e c'è il rischio che l'amministrazione lo faccia secondo le proprie categorie di pensiero e che quindi in qualche modo non si apra a contributi diversi da quelli che si aspetterebbe. Quindi per questo in questi casi la risposta multipla può essere utile, ma poi si dovrebbe sempre utilizzare dei campi aperti per poter dare alle persone la possibilità di esprimersi in modo più innovativo. In questo caso l'amministrazione può avere delle informazioni nuove, veramente nuove, e associarle poi a quelle quantitative o comunque chiuse che ha definito attraverso il questionario. Questa tra la risposta chiusa e la risposta aperta è una questione molto rilevante. E la risposta chiusa deve essere ben utilizzata perché il rischio è ulteriore, oltre che quello di non avere informazioni particolarmente innovative, poi dipende dai casi, il rischio ulteriore della risposta chiusa è di creare consultazioni sondaggio, ossia ti piace oppure no, cioè preferisci questo o quell'altro. In questo caso la consultazione non dà un apporto realmente informativo, ma determina soltanto le posizioni che le persone hanno rispetto a un determinato tema. Quindi dà un apporto, ma non è quello proprio della consultazione, che è di avere informazioni completamente nuove. Nella prossima occasione parleremo proprio di come determinare di come stabilire, cioè di come individuare gli strumenti giusti, ossia di creare un bilanciamento tra risposte chiuse o risposte aperte tra uno strumento oppure un altro. Noi ora abbiamo parlato di questionari, ma il questionario non è l'unico strumento a disposizione. Altri strumenti sono, per esempio, i commenti sui testi oppure la raccolta di idee, e cioè degli strumenti che consentono, sono tutti a risposta aperta, che consentono ai partecipanti di interfacciarsi tra di loro. Mi preme molto ora in chiusura dirvi che non abbiamo affrontato un tema molto rilevante della consultazione, cioè gli obblighi. Quali sono i principi e gli standard minimi da rispettare? Ad oggi in Italia non esiste un quadro di riferimento univoco se non nel caso di consultazioni per gli atti normativi, nel caso appunto di amministrazioni centrali. Per tutte le consultazioni sulle policy, per esempio, le consultazioni diverse da quelle sugli atti, scusate, sto andando avanti e indietro, ma è questo a quello a cui facevo riferimento, cioè consultazioni su atti. Qui c'è una disciplina molto ben organizzata, il tempo a disposizione deve essere di 30 giorni, si deve pubblicare il report, c'è anche una procedura molto ben definita. Negli altri casi le procedure non esistono. Esistono dei riferimenti su principi e standard da rispettare. Il riferimento in questo caso
È attualmente le linee guida del DFP del 2007, del 2017, che sono state elaborate nell'ambito dell'OGP, che dicono, per esempio, che è necessario garantire sempre massima trasparenza ai risultati della consultazione. E questo approfondiremo questo aspetto con il terzo appuntamento con il dottor Flori. Quindi la trasparenza, l'impegno dell'amministrazione a portare avanti le osservazioni pervenute in sede di consultazione, quindi a portarle nel processo decisionale, ma una cosa importantissima della consultazione è che la consultazione deve essere efficace, altrimenti le persone che partecipano e non vedono risultati della loro partecipazione si sfiduciano e tendono a non ripartecipare. Quindi l'impegno dell'amministrazione a portare avanti la consultazione, il rispetto di tempi. In caso di atti abbiamo detto 30 giorni minimo, ma le linee guide di cui parlavo parlano da 2 a 3 mesi di tempo, perché fanno riferimento a spazi più aperti, per esempio di riforma, e ricalcano le indicazioni, per esempio, della Commissione europea, che dà per le proprie consultazioni un tempo minimo di 3 mesi. In più ci deve essere da parte dell'amministrazione l'impegno a che questi tempi siano, cioè che si rispetti, che si abbia, perdonatemi, un orientamento al cittadino, ossia che i tempi dei 3 mesi non capitino dei 3 mesi oppure del mese, a seconda dei casi, non cadano proprio, per esempio, in occasione di festività, oppure che non ci siano troppe consultazioni tutte insieme nello stesso periodo di tempo, in modo da garantire alle persone di poter partecipare nel miglior modo possibile. Un altro principio da rispettare è quello dell'inclusione. Tutti i soggetti potenzialmente interessati devono poter partecipare. Questo è il principio, diciamo, cardine della consultazione pubblica, il motivo per cui la consultazione pubblica deve essere affiancata alle forme di consultazione ristretta che le amministrazioni sono, insomma, abituate a portare avanti. Per esempio, faccio riferimento alle riunioni, agli incontri, ai tavoli di lavoro, i focus group. Per esempio, sono tutte consultazioni su invito. La consultazione pubblica si affianca a questo tipo di consultazione perché ha un altro scopo, cioè quello di garantire che persone che di solito non partecipano a queste forme di consultazione ristretta di poter esprimere il loro contributo. E per questo motivo la consultazione in genere quando deve essere il più inclusiva possibile, in genere viene fatta con modalità pubblica, ossia nel nostro caso online. Questo non vuol dire che tutti parteciperanno, ma vuol dire che tutti possono partecipare. Come garantire la partecipazione a tutti i soggetti, anche quelli più deboli, che non possono, che non hanno voce nel processo decisionale, dipende dalle attività di comunicazione. Esatto, qui c'è una domanda appunto su questo. Viene pianificata una fase di pubblicizzazione proprio per garantire la massima diffusione dell'iniziativa? Sì, questo è importantissimo, capire chi sono i destinatari della consultazione consente anche di definire attività di comunicazione mirate su quei destinatari, soprattutto su quelli deboli, cioè quelli che hanno un grosso interesse nel tema di consultazione, ma hanno poca influenza nel processo decisionale. Quindi persone che
subiscono in senso di sono i destinatari di una norma, ma che non hanno tradizionalmente mai avuto la possibilità di incidere sul processo decisionale. La comunicazione è molto importante, così come la trasparenza, in fase antecedente, cioè io se faccio una consultazione, sono un'amministrazione e faccio una consultazione, devo poterla annunciare con le modalità annunciare nel modo più diffuso possibile, in modo da garantire che tutti lo sappiano, perché fare una consultazione ora vi ho fatto vedere degli esempi, e vi assicuro che non è facile sempre trovare tutte le consultazioni in corso in tutte le amministrazioni. Cioè, quindi nascondere una consultazione su una pagina di un sito può essere, è evidente che si svolge una consultazione, ma è evidente pure che non è detto che si sappia in modo opportuno. Quindi le attività di comunicazione sono importantissime per garantire la partecipazione. Il tempo è concluso. Io ora vi ricordo che nei prossimi webinar, il prossimo webinar è giovedì, sempre dalle 12 alle 13. Grazie Carolina per il tuo intervento, sicuramente Non hai so se. dato degli spunti importantissimi di riflessione nella progettazione di una consultazione pubblica, appunto l'importanza della fase del processo decisionale in cui ci troviamo, dell'analisi dei destinatari, degli strumenti anche sulla base, insomma, delle risorse che abbiamo a disposizione. Quindi siamo molto curiosi anche di scoprire il seguito nei prossimi webinar. C'è una domanda che era stata posta all'inizio del webinar che riguarda i feedback. Quindi non so se vuole rispondere il dottor Flori che è accanto a te. Loredana Salomone aveva chiesto se il feedback viene utilizzato anche per implementare un ciclo di. Sì. Ok. Andrea Flori, a te la parola. Sì, buongiorno a tutti. Sì, io premesso che mi occuperò più nel dettaglio di feedback nelle consultazioni nel terzo webinar. In riscontro alla domanda che è pervenuta, forse c'è da chiarire meglio cosa intendiamo con feedback. Cioè, noi ci troviamo nel contesto di un ciclo. Dell'adozione di una policy, di un atto o di una decisione, cioè un decisore pubblico che deve adottare una determinata decisione o adottare un provvedimento o un atto. In questo caso chiede il contributo agli potenziali soggetti interessati. Quindi dar feedback significa che il decisore pubblico deve rendere conto, deve dar conto ai partecipanti sia dei contributi che sono pervenuti, quindi deve rendere trasparente, diciamo. I contributi, vedremo poi con quali modalità che sono pervenuti nella consultazione e dovrà dar feedback appunto anche su come questi contributi sono stati presi in considerazione nell'ambito poi della decisione finale. Quindi questo forse è diciamo, in parte la risposta alla domanda che è pervenuta e che sarà chiarito meglio nel corso dell'ultimo webinar. Benissimo, grazie Andrea. E dunque qua vi ho riproposto i temi del webinar di questo ciclo, potete cliccare sui link e iscrivervi ai prossimi eventi, quindi vi aspettiamo giovedì prossimo dalle 12 alle 13. Non so se la dottoressa Raiola ha qualcosa da aggiungere. No, siamo in chiusura sulle raccomandazioni rispetto a come fare una consultazione. Io mi sono espressa poco perché questo è un webinar concentrato sulla progettazione. Ovvio che se trovate interesse, insomma, le riepilogheremo sicuramente, di modo che tutti possano avere il quadro entro cui necessariamente deve essere svolta una consultazione, cioè tutte le regole
raccomandate per svolgere una buona consultazione. Va bene. Quindi Allora, va su questo, insomma. bene. Allora, vi aspettiamo giovedì prossimo dalle ore 12 alle 13 per proseguire il discorso con la dottoressa Raiola e anche il 7 novembre con il dottor Froli. Vi ringrazio per la partecipazione, insomma, ringrazio sia i nostri relatori che i partecipanti per essere stati con noi. Grazie a tutti e buon pomeriggio.